Ho lavato per bene le patate, non dovendole sbucciare, le ho lavate bene bene. Le sistemo in una pentola capiente, copro con dell'acqua a temperatura ambiente. Metto a cuocere sul fuoco a fiamma medio-alta per circa 20 minuti da quando inizia il bollore. Infilzando con i rebbi della forchetta, le patate devono risultare morbide ma non sfatte. Scolo e lascio raffreddare completamente. Nel frattempo taglio a cubetti la scamorza affumicata. Tagliuzzo anche delle fette di prosciutto cotto. Divido le patate ormai fredde in due parti. Incido con un coltello alla maliscia in modo superficiale il contorno, lasciando un bordino di 2-3 mm. Molto delicatamente rimuovo la polpa con l'aiuto di un cucchiaino. Man mano metto la polpa in una ciotola capiente. Una volta ottenuta la barchetta, procedo con le altre patate. Insaporisco la polpa con del sale e pepe quanto basta. Schiaccio leggermente con la forchetta. Unisco le foglie di basilico fresco, sminuzzo con le mani. Quindi unisco il prosciutto cotto e la scamorza. Mescolo bene bene, ottengo un composto uniforme. Irrodo una pirofila da forno con un filino di olio. Sistemo le barchette una vicina all'altra. Riempio ogni barchetta con il composto appena preparato. Cospargo con il pan grattato. Termino con un giro di olio. Faccio cuocere le barchette di patate in forno già caldo e statico a 200 gradi per circa 10 minuti. Una volta cotte, le porto in tavola. Ed ecco le patate ripiene con prosciutto e scamorza, da tanto che le volevo preparare, e alla fine eccole qui, un ricco e golosissimo contorno che fa anche da secondo piatto, saporito e croccanti, con un cuore di formaggio che si scioglie sul palato. Insomma, queste patate sono proprio buone buone, non vi dico che delizia. Le patate ripiene al forno si possono preparare in tantissime varianti, spazio alla fantasia.